situazione, ma non mi sembra che voi siete d'accordo. Ma Catania è un territorio che vive una crisi negli ultimi anni devastante, che ha messo in ginocchio tutti i settori economici, dall'edilizia all'agricoltura. Abbiamo tante eccellenze e fa bene Renzi a venire a Catania a visitare le eccellenze del territorio che noi, la CISL, abbiamo già valorizzato da tempo insieme ai lavoratori, anche attraverso accordi all'interno per favorire l'insediamento produttivo. Perde una grande occasione a non incontrare il sindacato, perché incontra i sindaci, bene, ma insieme ai sindaci deve incontrare le forze produttive, le aziende, il sindacato, perché abbiamo bisogno di investimenti per lo sviluppo, abbiamo bisogno di lavorare insieme a partire dal territorio per fare ripartire questo paese, per dare la possibilità a chi ha perso il lavoro di riaverlo, per dare la possibilità a tanti giovani di poter avere una prima occupazione. Renzi, siamo in tutto il paese mobilitati per fare in modo che questa legge di stabilità venga modificata, per fare in modo che possano esserci interventi sulla riforma Fornero per favorire soprattutto quei lavoratori di alcuni settori che non possono lavorare fino ad un'età così avanzata. Chiediamo che metta in campo azioni importanti sul fisco, deve abbassare le tasse ai pensionati, ai lavoratori, a chi non è nelle condizioni più di andare avanti, deve mettere mano in questo paese a elusione, evasione fiscale, per recuperare le risorse e favorire gli investimenti. Il paese ha dato coraggio ad alcuni della Micron che protestavano fuori dai cancelli nel ristretto numero. L'avvertenza sembra che rientrerà. Si è chiuso l'accordo su Gela con l'ENI. Siete soddisfatti di questi due passi? Non bastano le parole. Renzi dice tante belle parole ogni giorno. Vogliamo che le parole vengano concretizzate con i fatti, con azioni che rispondano veramente ai bisogni di chi ha perso il lavoro, dei giovani che il lavoro non ce l'hanno, dei pensionati che non riescono ad arrivare a fine mese. Chiediamo a lui fatti concreti, chiediamo a lui di immergere mani e piedi anche insieme ai territori per fare in modo che questo paese si rimetta in moto, mettendo in moto il lavoro. Grazie.